calcio è un gioco. Il calcio è una fede. Il calcio è lacrime. Il calcio è gioia. Il calcio è un lupo che non smetterà mai di ululare. Con l'Eligas le emozioni del calcio non rimangono solo sul campo. Se sei un vero tifoso del Campobasso Calcio, scegli l'offerta Vinci coi lupi di l'Eligas. Ogni punto in classifica vale uno sconto in bolletta. Scopri di più su levigas.it. Ben ritrovati amici telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione di In Rete, la trasmissione di TLT che racconta lo sport molisano. Come sempre, prima di cominciare andiamo a vedere i risultati e i resoconti della domenica calcistica. 23esima giornata nel calcio di Interregionale, Aprilia San Nicolò Notaresco 0-1, Castelfidardo Matese 0-0, Campobasso Cinzia Albalonga 1-2, Monte Giorgio Castelnuovo Vomano 0-0, Rieti Recanatese 0-0, Pineto Tolentino 1-2. Rinviate le altre gare: Olimpia Agnonese Vastese, Real Giulianova Porto Sant'Elpidio e Fiuggi Vasto Girardi. La classifica sempre in testa: il Campobasso 47 punti, San Nicolò Notaresco 45, Castelnuovo Vomano 41 punti, Cinzia Albalonga 39, Vasto Girardi 35 punti, Castelfidardo 33, Matese 31, Tolentino 30, Recanatese 29, Vastese e Rieti a quota 27, Aprilia e Monte Giorgio a 26, Atletico Fiuggi 20 punti, Pineto e Real Giulianova 18, chiudono l'Olimpia Agnonese a 4 punti, Porto Sant'Elpidio 3. Nella 23esima giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto perde in casa per 1-2 contro il Tolentino, in vantaggio gli ospiti con Minella nella prima frazione, Bugora al 40esimo, pareggia per i suoi, nella seconda frazione Cicconetti porta l'intera posta in casa, Cremisi. Calcio d'inizio per i padroni di casa, gli ospiti provano a fare la partita cercando nei minuti iniziali il varco giusto. Il Pineto si affaccia al 20esimo con Della Quercia, traversone velenoso, Minnozzi sfiora solamente e Tamboriello non riesce a concludere. Sul ribaltamento di fronte il Tolentino passa, sul rimpallo Minella tutto solo in area riesce con una bella girata a battere Megeri e portare i suoi in vantaggio. Sulle ali dell'entusiasmo i cremisi spingono, Ruggeri serve Cicconetti, bisturi che trova la punta delle dita del portiere di casa a deviare in corner. Da un altro calcio d'angolo arriva il pareggio, Bugaro con una traiettoria velenosa riesce a beffare Governali con una leggera deviazione di Pagliari. Nella ripresa, ingenuità di Megeri, Cicconetti ringrazia e confeziona così il vantaggio. Le due squadre si fronteggiano con nessuna che riesce a trovare il varco giusto. Mister Pomante prova a scuotere i suoi con una girandola di sostituzioni. Nel secondo dei 6 minuti di recupero, Bertolo in corna, palla alta di poco. Nuovamente l'attaccante belga si invola a rete. 60 secondi dopo i cremisi però si salvano per il rotto della cuffia. Non succede più nulla. Il Tolentino Corsaro conquista l'intera posta allo stadio Mariani Pavone. Il Pineto purtroppo per lui deve rammaricarsi per qualche ingenuità di troppo. Dopo l'ennesima pausa imposta dal Covid-19, il Monte Giorgio torna in campo al Tamburini contro il Castelnuovo Vomano, terza forza del girone e assoluta rivelazione fino a questo momento. Dopo il pirotecnico trionfo di Rieti, datato 10 marzo, 18 giorni senza match ufficiali per i ragazzi di Eddie Mengo, ancora invischiati nella zona play-out ma con diverse gare da recuperare. Il Castelnuovo, guidato da un'icona del football marchigiano come Guido Di Fabio, nutre voglia di riscatto dopo il KO casalingo di domenica scorsa contro il Castelfidardo, che ha interrotto una serie di 9 risultati utili consecutivi. Marchigiani solidi tra le mura amiche, una sconfitta contro il Giulianova, abruzzesi invece con ottima mentalità viaggiante con 6 vittorie in 9 trasferte. Mengo schiera Trillini sulla tre quarti a ridosso di Pampano e Cucù. Di Fabio deve rinunciare allo squalificato Loviso, perno del centrocampo, e schiera il classico 4-2-3-1 con Fagioli, riferimento avanzato, Manari, Emili e Di Ruocco a sostegno. Dirige Pileggi della sezione di Bergamo, pomeriggio primaverile con temperatura vicina ai 20 gradi.
Al 14esimo, prima conclusione in porta di marca ospite, Manari non inquadra il bersaglio. Un minuto più tardi Emili dalla destra cerca Fagioli che arriva con un pizzico di ritardo. Insiste la squadra di Guido Di Fabio. Al 16esimo Emili dalla distanza impegna Gagliardini. Al 22esimo si fa vedere il Monte Giorgio, triangolazione Santoro Cucù, tiro oltre i legni del numero 11 classe 2001. Maggiore possesso palla per gli abruzzesi, Monte Giorgio Guardingo è pronto a ripartire. Al 33esimo Cucù carica il destro, solo calcio d'angolo per il fantasista di casa. Squadre all'intervallo sullo 0-0. Ripresa di livello tecnico scadente, la gara si sviluppa esclusivamente sui duelli fisici con ben 7 ammonizioni, ritmo spezzettato dai numerosi interventi dell'arbitro Pileggi di Bergamo. Al 22esimo Di Ruocco dal limite calcia sopra la traversa. Al 27esimo la prima vera ghiotta occasione del match di marca Montegiorgese. Punizione di Miccioli dalla destra, Olivieri manca la presa, Cucù si coordina per la volée ma una miracolosa deviazione salva gli abruzzesi dalla capitolazione. Sull'angolo successivo caos in area del Castelnuovo, Gnaldi non riesce a concludere a pochi passi dalla porta. Squadre stanche e allungate nelle battute finali. Al 38esimo contropiede del Monte Giorgio, galoppata di Trillini servito da Zancocchia, scarico a destra per Cucù, conclusione però svirgolata che finisce ampiamente sul fondo. Proprio al 94esimo quarto minuto di recupero, l'emozione più forte di un match a tratti soporifero, angolo dalla destra di Omiccioli, stacco prepotente di Ficola ma un difensore abruzzese nella fattispecie Croce salva sulla linea di porta. Ficola prova ancora il tap-in ma Olivieri si ritrova il pallone tra le braccia. Finisce senza reti. Verdetto nel complesso giusto dopo 90 minuti equilibrati con poche accelerazioni e un atteggiamento prudente da ambo le parti. Entrambe vogliono tornare a giocare e a macinare punti dopo lo stop forzato di domenica scorsa causa coronavirus. Da una parte l'Aprilia che vuole dare continuità alla miniserie di 4 punti raccolti nelle ultime due partite, vittoria contro la Recanatese e pareggio 0-0 contro il Matese, dall'altra invece il San Nicolò Notaresco che viene da 10 risultati utili consecutivi ed è a soltanto 5 lunghezze dal campo basso capolista, dallo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Aprilia San Nicolò Notaresco. Un saluto da Riccardo Selvi e Federico Falcioni, amici di Sport in Oro. Fischia intanto Telli Carpini, è cominciata Aprilia San Nicolò Notaresco. Bosi in mezzo a due, qui grande giocata per Bernardini. Riesce a rimbolarsi ancora Bernardini in area, trattenuto da Sorrini, cerca al destro Bernardini, il salvataggio sulla linea da parte di Speranza. Rinvio lungo Bianciardi, Mateus, la sponda farà proseguire Palumbo, attenzione perché prova addirittura il tiro dalla distanza e fuori dai pali, prudente che non deve intervenire. Punizione per il Notaresco in zona interessante, sempre Frulla e Banegas sul punto di battuta. Parte Banegas che va direttamente in porta, alla fine c'è il tocco di Mateus e pallone che finisce fuori. Alla fine non c'è fallo di Pezzone che riesce a guadagnare spazio, cerca il cross per Bernardini, tutto solo in aria Bernardini e Shiba si trova il pallone tra le mani. Occasione colossale per l'Aprilia. Ancora Bosi, serie di finte, rientra sul sinistro, Bosi col sinistro, arriva il cross a cercare la sponda di Pezzone, poi la rovesciata di Succi e pallone che finisce largo. Intanto la sponda di Mateus per Banegas, lo scarico per Palumbo che va col destro, pallone che finisce di pochissimo fuori, occasione Notaresco. Azione Marchioni intanto in area, uno contro uno con Pollacci, lo scarico all'indietro per il destro di Palumbo, poi Mateus, il miracolo di Prudente, ancora Banegas, il pallone che finisce alto, era tutto buono, non c'era fuori gioco. Da difensore la butta fuori dall'aria, ancora però il Notaresco, qui la scivolata di Olivera, incredibile l'ingenuità e calcio di rigore in favore del Notaresco. Fischia degli Carpini, Banegas contro Prudente, va col sinistro Banegas, palla da una parte, portiere dall'altra e il Notaresco passa in vantaggio al 76esimo grazie al 13esimo gol stagionale di Banegas e 1-0 per gli abruzzesi al Quinto Ricci. Attenzione intanto buono qui al break di Pollace che riesce a entrare in aria, va giù, calcio di rigore, incredibile, rigore per l'Aprilia, a terra Pollace. Fischia degli Carpini, Bosi contro Shiba. La rincorsa di Bosi che va col destro, la parata di Shiba, incredibile, salva il risultato, il portiere albanese conserva l'1-0 per il Notaresco, riflesso strepitoso. E fischia per 3 volte in questo istante, il Notaresco espugna il Quinto Ricci di Aprilia grazie al calcio di rigore realizzato al 76esimo da Banegas, ma al 90esimo Shiba ha respinto il penalty di Bosi, conservando di fatto la vittoria per gli abruzzesi che in questo momento sono secondi a quota 45.
Battuta d'arresto per il Campobasso che nella partita valevole per la 23esima giornata del campionato contro il Cinzia Albalonga è costretto ad arrendersi per 2-1, ma ascoltiamo. Allo stadio Selvapiana la 23esima giornata del campionato di calcio di Serie D Girone F si apre con la sfida tra Campobasso e Cinzia Albalonga. Partita a crocevia per gli uomini di Mister Cudini che hanno necessità di raccimolare punti in vista della sfida di giovedì prossimo contro l'inseguitrice San Nicolò Notaresco. Il primo squillo di tromba alla partita infatti è proprio suonato dai lupi che si affidano ai piedi di Rossetti. Il numero 9 dalla distanza prova la conclusione, il suo tiro finisce alto. All'ottavo è ancora una volta il Campobasso a guidare l'avancarica, a cecchinare ci provano in successione prima Vanzana e poi Lado, ma in entrambe le occasioni la difesa ospite risponde presente e respinge l'assalto. Il comando rossoblu le prova davvero tutte per mantenere alta la pressione sugli avversari nel tentativo di oltrepassare la trincea del Cinzia Albalonga. 5 minuti più tardi, infatti, Vanzan riesce a defilarsi a sinistra e si accentra offrendo il pallone ai suoi. Purtroppo nessuno intercetta la sfera e l'azione si conclude in un nulla di fatto. Ma gli uomini di Cudini non devono attendere a lungo prima di avere il sopravvento. Quando siamo ormai all'alba del 20esimo, Ladu viene messo giù in area avversaria e calcio di rigore. Dal dischetto Esposito prende la rincorsa ma si lascia ipnotizzare da Santilli, tuttavia il numero 10 con caparbietà rincorre la sfera e riesce a concludere in rete. Alla mezz'ora la risposta degli ospiti porta il segno del piattone di D'Agostino che dai 20 metri prova a centrare lo specchio della porta, purtroppo per lui il pallone finisce ampiamente fuori. Ma gli uomini di Mister Cudini non vogliono lasciare prigionieri e dopo l'occasione del Cinzia Albalonga suonano la seconda carica a firma Bontà che prima da posizione defilata colpisce clamorosamente il palo e poi ancora affamato prova a ributtare la sfera in rete con un colpo di testa. Nel giro di pochi istanti arriva anche la seconda occasionissima del Campobasso, questa volta ad opera di Esposito che salta due uomini e si trova a tu per tu davanti a Santilli che immolandosi riesce a salvare la situazione. I laziali però non demordono e metro dopo metro, minuto dopo minuto si fanno sempre più pericolosi. Quando siamo ormai allo scadere del primo tempo infatti D'Agostino direttamente da calcio d'angolo prende la mira e spara in porta firmando il pareggio. Le squadre tornano in campo con l'obiettivo di ricostruire le loro geometrie al fine di uscire dai rovi dell'equilibrio. Dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo il Campobasso ha un'occasione d'oro. Bontà viene messo giù in aria e il direttore di gara assegna il secondo calcio di rigore in favore dei rossoblù. Dal dischetto ancora una volta Esposito che però viene tradito di nuovo dalle emozioni e spara sul palo. Dopo il rigore fallito la partita si raffredda dal punto di vista delle occasioni e la tattica si sposta tutta al centro del campo con gli schieramenti che si confrontano tra loro sul piano fisico. Intorno alla mezz'ora c'è giusto il timido tentativo di Rossetti a provare a ravvivare un secondo tempo meno esaltante del primo, ma Santoni ci mette una zampa e disinnesca il pericolo. La partita però si sblocca, purtroppo per Cudini e compagni, nella direzione non desiderata, quando il fischietto di Castellone di Napoli assegna il terzo rigore della giornata, questa volta in favore dei bianco-blu. Sulla rincorsa breve Cardella non si lascia scappare la ghiotta occasione e scarica in porta il vantaggio, Campobasso 1, Cinzia Albalonga 2. I lupi provano a rialzarsi quando siamo al 40esimo, lo fanno ancora una volta con Rossetti che dai 30 metri prova a concludere, il pallone però sfiora l'incrocio dei pali e si spegne sul fondo. E questo è l'ultimo brivido della giornata, perché gli ultimi 5 minuti sono all'insegna dell'ordinaria amministrazione, le squadre si distendono progressivamente e la partita si avvia verso la sua naturale conclusione. Finisce qui, con il Campobasso che porta a casa 0 punti e sente il fiato sul collo del Notaresco che adesso dista solo 2 misure. Credo che Campobasso oggi abbia fatto la partita che doveva fare e che di solito è abituato a fare. Siamo stati bravi a andare in vantaggio il primo tempo, siamo stati bravi a pressare alti, siamo stati bravi a tenere il gioco in mano, siamo stati bravi a non far tirare mai in porta o perlomeno in qualche traversone l'Albalonga nel primo tempo. Colpa, tra virgolette, di non aver raddoppiato il primo tempo, ma addirittura la beffa è quella di essere andati sotto a riposo con il pareggio al 45esimo, cosa che
a livello di mentale sicuramente è una mazzata per la squadra che lo subisce, in questo caso noi. Quindi un primo tempo molto positivo, sono molto contento della squadra, di come ha fatto approcciato. Un secondo tempo dove siamo partiti anche bene, siamo partiti con lo stesso piglio del secondo tempo, nonostante fossimo andati in pareggio all'intervallo. Poi il calcio, come spesso capita, gli episodi o i dettagli fanno la differenza in un verso o nell'altro. Noi non siamo stati bravi a raddoppiare e andare in vantaggio con il calcio di rigore o con alcune situazioni. E poi dopo sapevamo le qualità dell'Alba Longa, che in qualche ripartenza poteva essere anche pericoloso. Così è stato sul nostro errore, però c'è grosso rammarico perché lasciamo 3 punti in casa con una prestazione credo ampiamente positiva. E di questo sono molto contento. Sono molto rammaricato per il risultato, ma non per la prestazione. E quello che ho detto ai ragazzi è che se siamo questi da qui alla fine, sicuramente arriveremo in fondo. E quindi testa alta, e giovedì abbiamo subito il banco di prova a Notaresco. Quindi affrontiamo la partita con rammarico per il risultato, ma consapevoli di aver fatto un'ottima gara. Campobasso si è dimostrato e rivelato una squadra molto organizzata e molto forte, e la classifica e i numeri sono lì a testimoniarlo. Noi sapevamo di venire qui e di fare una partita di grande sacrificio, di grande sofferenza, e cercare di sfruttare degli episodi. Sono d'accordo con lei che dice che nel primo tempo abbiamo sofferto, però poi devo analizzare gli eventi, e ci siamo complicati la vita da soli, perché comunque abbiamo spianato la strada a una squadra forte che non aveva bisogno, concedendogli un calcio di rigore su una nostra costruzione bassa dove potevamo fare meglio. E ci ha aiutato la bravura, perché poi per mettere la palla lì da calcio d'angolo, Stefano D'Agostino è un ragazzo che ha qualità e ha colpi, e la fortuna, perché poi dopo è andata veramente lì, quindi sarebbe stato difficile per noi. Però obiettivamente abbiamo sofferto dopo che abbiamo regalato calcio di rigore, perché abbiamo avuto un momento di sbandamento, perché davanti avevamo una squadra che era andata in fiducia e ha dalla sua dei giocatori importanti che possono mettere in difficoltà chiunque. Nel secondo tempo ci siamo, grazie al pareggio, ci siamo riorganizzati e abbiamo ripreso a fare la partita che avevamo in mente di fare come strategia qui a Campobasso, perché non potevamo sfidare il Campobasso ad armi pari, e abbiamo messo in campo tanta determinazione, tanta fame, tanta organizzazione, e i ragazzi penso che siano stati encomiabili, perché fino all'ultimo hanno veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo. Passiamo adesso al basket femminile. Pesante sconfitta interna per la Magnolia a Campobasso. Le Lombarde del Costa Masnaga si impongono con facilità per 73-52, ma vediamo. Una Costa Masnaga libera mentalmente infligge una pesante lezione di basket alla Magnolia, e per le molisane la strada della salvezza diretta, 2 giornate dal termine della stagione regolare, diventa irta di difficoltà. 73-52 il punteggio finale per le rossonere lombarde del tecnico Paolo Seletti. Il quintetto viaggiante, tranne che per alcuni minuti nel primo parziale, ha sempre condotto in testa il match. Laura Spreafico con 13 punti, seguita da Nicole Nun a quota 11 e dalla 16enne Matilde Villa, 10 punti, hanno scavato un solco profondo tra i due schieramenti già a metà della contesa. 32-19 per le ragazze della provincia di Lecco. Nei primi 2 quarti le molisane hanno dovuto spesso rincorrere le avversarie, un roster giovanissimo ma sbarazzino, con alte percentuali di precisione al tiro. Prive della Tikvic e dell'Argentina Sanchez, le rossoblù di casa sono apparse spaesate, poco concentrate, meno reattive anche al terzo quarto, quando le padrone di casa sono andate sotto di 18 punti. 12 quelli conquistati da Samantha Ostarello per la Magnolia, seguita dai soli 9 punti di Gaia Gorini e Valentina Bonasia.
A 7 minuti dal termine le campobassane hanno pagato anche il quinto fallo per il play abruzzese Bonasia. La partita nell'ultimo quarto è scivolata via senza particolari sussulti, fallose e imprecise le molisane sotto le plance, sempre sul pezzo le lombarde, una delle rivelazioni del torneo. Tra le poche note liete della giornata all'esordio in A1 nelle rossoblu per la quindicenne termolese Laura del Sole, autrice anche di due punti. Per la Magnolia di Mimmo Sabatelli a Ragusa fuori e l'ultima in casa contro Lucca, ci sarà da sudare per conquistare la salvezza diretta. La salvezza diretta è ancora tutta da conquistare dunque per il quintetto della Magnolia a due giornate dal termine della stagione di A1. Gli investimenti sportivi della società rossoblu proseguiranno anche nel futuro, ma ascoltiamo insieme. Immo Martella, stiamo quasi terminando la stagione regolare per la pallacanestro femminile. Prima stagione, quali le difficoltà principali che avete notato voi dello staff tecnico anche dirigenziale in questo primo anno della Magnolia in A1? Ah, sicuramente l'esordio in A1 è iniziato con la pandemia, per cui le problematiche sono state inizialmente di ordine organizzativo, perché logicamente ha assorbito tanta energia anche organizzare il discorso gioco, il discorso campo e soprattutto anche l'assenza del pubblico. Sicuramente che il sesto uomo in campo è stato decisivo e sicuramente avrebbe portato un'intensità, un entusiasmo maggiore alle ragazze che secondo me di pubblico hanno bisogno. La salvezza comunque a suo avviso è a portata di mano per le ragazze? La salvezza assolutamente sì, sicuramente lo spessore delle giocatrici è sicuramente elevato, si ambiva a qualche posizione sicuramente superiore, si voleva accedere ai playoff, però purtroppo tanti infortuni, quest'anno è stato caratterizzato da una serie di infortuni che hanno determinato purtroppo negativamente anche tanti risultati di partite, tipo oggi mancava il nostro pivot Tikvic che è un apporto unico e valido in attacco, per cui in difesa sicuramente insomma, gli infortuni hanno condizionato molto i risultati. Una 1 che è sicuramente diversa dalla categoria inferiore sia per qualità tecnica che per gli aspetti atletici. Assolutamente sì, l'organizzazione, gli aspetti tecnici, atletici, sicuramente c'è un grandissimo divario tra la serie A2 e la 1 e penso che per essere stato il primo campionato sicuramente la risposta è stata da parte sia delle ragazze, della società, dello staff tecnico essenzialmente, perché logicamente il primo anno è stato un battesimo andato a buon fine. Speriamo nel prossimo anno soprattutto che possa ritornare il pubblico e che possa dare una grande mano ai risultati della squadra. Da parte della società un grosso investimento anche per questa struttura diversa dal vecchio Palavazzieri, un'arena rimessa a nuovo in contrada Selvapiana. La società vorrà continuare con il discorso cestistico al femminile? Ma assolutamente, le ambizioni sono sempre elevate. Il passaggio dal vecchio Palavazzieri all'arena è stato notevole, un passo notevolissimo, sia a livello di impegno, di investimenti, di grossa attenzione, perché ovviamente la Serie A1 merita un palcoscenico e un parquet completamente diverso, per cui logicamente sono state impegnate molte energie anche economiche per arrivare a questo risultato. Manca solo il pubblico? Manca solo il pubblico, come dicevo, speriamo, tanti tifosi hanno visto le partite in televisione, alla TV della Lega Basket, ma sicuramente la presenza del pubblico, come ho detto anche prima, è determinante e sarà determinante anche per il futuro, quindi speriamo di riempire al più presto il palazzetto. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci. Il calcio è un gioco, il calcio è una fede, il calcio è lacrime, il calcio è gioia, il calcio è un lupo che non smetterà mai di ululare. Con l'Eligas le emozioni del calcio non rimangono solo sul campo,
Se sei un vero tifoso del Campobasso Calcio, scegli l'offerta Vinci coi lupi di Levigas. Ogni punto in classifica vale uno sconto in bolletta. Scopri di più su levigas.it.